Ciao a tutti e bentrovati a Tell Me Wine, l'appuntamento settimanale in cui scopriamo assieme un vino alla Cantina del Cervo, ovvero con occhio all'origine e un altro alle sensazioni che trasmette. Oggi, come potete vedere, tocca alla Malvasia Bianca delle Cantine di Lizzano. Allora, Cantine di Lizzano che sono una cantina, appunto, della zona di Lizzano, Salento, una cantina con una storia, ma anche che è molto proposta ormai all'innovazione. Adesso propone questo bianco che è tipico della zona. Tra l'altro, nome Malvasia, che molto spesso può trarre un po' in inganno perché si fa un po' fatica, visto che c'è un po' Malvasia in tutta Italia. Questo perché? Perché il nome Malvasia, che appunto accomuna tutti questi vini, troviamo sia la Malvasia del Salento, sia allo stesso la Malvasia rossa del Salento, ma poi lo ritroviamo anche nell'Oltrepò e a volte anche nel Veneto, sono tutti collegati dal fatto che questo nome deriva proprio dalla storia del vino anche in Italia. Allora, Malvasia deriva dal nome del porto, che in greco era Monenvasia, che era il porto dove si esportavano i vini greci, soprattutto il bianco, un bel bianco dolce, e il rosso. Questo porto, quando lo conquistarono i veneziani, lo chiamarono appunto Malvasia. 100 anni dopo, questo porto del Peloponneso venne poi invece conquistato dai turchi, e allora i veneziani portarono via tutti i vitigni che riuscirono per coltivarli in Italia. In Italia poi il Malvasia è un vitigno che si adatta molto alle caratteristiche del territorio, e quindi questo vitigno si diffuse in tutta Italia, arrivando anche nella Puglia. Bene, andiamo a provarlo. Allora, è un bianco da 12 gradi e mezzo, fermo. Questo è un bianco da 12 gradi e mezzo, fermo. Lo degustiamo a una temperatura non esageratamente fredda, siamo intorno ai 10 gradi. Allora, abbiamo un colore che è molto un giallo molto intenso, con alcuni riflessi dorati. Il profumo è delicato, e alcune note di zafferano proprio leggere e un sentore leggermente speziato. In bocca ritroviamo un sapore di agrumi, molto intenso, e poi ancora queste note leggermente speziate, che si amalgamano molto bene insieme. Sul finire poi sentiamo una nota alcolica e ci lascia la bocca piacevolmente asciutta. Questo è un vino che, volendo, può andare bene come antipasto, magari se abbiamo dei salumi, oppure va anche molto bene soprattutto sui primi di pesce. Potrebbe anche essere accostato con dei formaggi giovani. Bene, io vi ricordo che lo trovate sempre nei nostri negozi e sul nostro sito internet cantinadelcervo.it, e chiudo ricordandovi che il vino è un'esperienza da condividere, quindi fateci sapere cosa pensate del nostro Malvasia. Ciao e alla prossima!